Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo qui a Nocera Trinese in compagnia dell'amministratore delegato di Riciclia che proprio qui oggi installeranno una macchina, diciamo, per effettuare proprio il riciclaggio e ci spiegherà in che modo. Sì, questa, noi siamo un'azienda veneta, ci occupiamo della raccolta degli imballaggi, soprattutto quelli più voluminosi e quelli che da un problema diventano subito una risorsa, che sono i contenitori per i liquidi alimentari e non alimentari, quindi le bottiglie dell'acqua, delle bibite, i flaconi del detersivo, del detergente, lavapavimenti, igiene personale e le lattine. Questi sono i contenitori che poi spesso finiscono in quelli che sono materiali indifferenziati, quindi vanno sprecati, vanno persi. Noi ci occupiamo attraverso questo tipo di attrezzature che sono degli ecocompattatori di ultima generazione che individuano anche l'utente attraverso l'identificazione con il codice fiscale, la tessera sanitaria o delle altre opportunità per quanto riguarda i commercianti, se hanno delle tessere per fidelizzare i propri utenti. Diamo questa sensibilizzazione alla raccolta differenziata non convenzionale. Partiamo dai più piccoli, partiamo dai bambini e dalle scuole, insegnando che quello che abbiamo è già più che sufficiente per produrre e riprodurre nuova materia da quello che abbiamo già, piuttosto che attingere dalle nuove materie prime. L'ecocompattatore in questo caso raccoglie quelli che sono questi contenitori che andrebbero sprecati e rilascia dei buoni sconto, buoni spesa, buoni carburante verso quelle attività convenzionate del territorio. Si crea un'economia circolare meravigliosa che dà ricchezza a tutti. Dalle scuole noi a fronte di questo diamo delle premialità che sono del materiale didattico, perché la macchina eroga dei punti ambiente che dà diritto poi ai plessi didattici ad avere del materiale in cambio. Sappiamo che le scuole hanno sempre bisogno di questo, di tutto quello che è utile a migliorare il loro status di apprendimento. Questo passa anche da questo tipo di opportunità. Per quanto riguarda le attività commerciali del territorio, vedono quello che è il ritorno del cittadino a spendere verso le proprie attività piuttosto che dirigersi sempre verso i grossi centri, e anche questo fa parte di quello che è una sensibilizzazione a partecipare, a essere prima cittadini e di conseguenza rispetto del proprio ambiente dove si vive. Sicuramente può essere un'ottima opportunità anche in questo caso. Siccome si è detto praticamente tutto, come trovarvi a questo punto e come, diciamo, usufruire di questa bellissima iniziativa che valorizza il territorio ma soprattutto valorizza l'ambiente? Sì, per quanto riguarda tutto quello che è al di là di questa postazione che è visibile presso quelle che sono le utenze, ripeto, dei negozi convenzionati, sul nostro sito di Riciclia e presso quello che è il nostro concessionario, la ditta Nexus appunto del territorio, voi avrete l'opportunità di verificare quelle che sono le aziende convenzionate dove poter spendere i punti ambiente, i vostri buoni sconto e quali sono chiaramente le vostre preferenze in tal senso. L'unica cosa che farà bene sempre a tutti è che comunque sia tutto quello che noi raccogliamo in termini di materiali è certo che va avviato al ciclo di trasformazione e diventa nuova materia prima, quindi senza creare costi di separazione, di trasporto o altri, che sono costi chiaramente che producono poi a loro volta inquinamento. Tutti i materiali che vengono raccolti con l'ecocompattatore Riciclia vengono ridotti di volume, quindi si riduce dell'85% quello che è il volume, vengono separati al loro interno e avviati direttamente alla trasformazione in nuove materie, in nuovi prodotti. Quindi per dare nuova vita, diciamo, a qualcosa che potrebbe essere considerato spazzatura, rivolgersi a Riciclia che invece ha delle soluzioni alternative, innovative per poter far dare appunto nuova vita a qualcosa che invece non lo avrebbe. Grazie ancora all'amministratore. Grazie a voi e buon proseguimento e partecipate numerosi. Grazie.